Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cito Megatech Biotest Italia SRL, ultimo aggiornamento, 23 luglio 2021. Cosa cito Megatech? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere cito Megatech durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cosa cito Megatech? Cito Megatech ha un farmaco a base del principio attivo immunoglobulina umana cito megaloviricica, appartenente alla categoria degli immunoglobuline specifiche e nello specifico immunoglobuline specifiche. È commercializzato in Italia dall'azienda Biotest Italia SRL. Cito Megatech può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Cito Megatech 100U/ml soluzione per infusione 1, flaconcino da 10 ml. Cito Megatech 100U/ml soluzione per infusione 1, flaconcino da 50 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Biotest Pharma GmbH. Concessionario. Biotest Italia SRL. Ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe. H. Principio attivo. Immunoglobulina umana cito megaloviricica. Gruppo terapeutico. Immunoglobuline specifiche. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno, indicazioni, profilassi delle manifestazioni cliniche dell'infezione da citomegalovirus in pazienti sottoposti a terapia immunosoppressiva, in particolar modo nei pazienti sottoposti a trapianto. Per la profilassi anti-CMV deve essere preso in considerazione l'uso concomitante di idonei agenti virostatici. Posologia. Posologia. La dose singola a 1 ml per kg di peso corporeo. La somministrazione deve iniziare il giorno del trapianto. In caso di trapianto di midollo osseo, la profilassi può iniziare fino a 10 giorni prima del trapianto, in particolare nei pazienti sieropositivi per il CMV. Complessivamente devono essere somministrate almeno 6 dosi a intervalli di 2-3 settimane una dall'altra. Popolazione pediatrica. La posologia nei bambini e negli adolescenti, 0-18 anni, non differisce da quella utilizzata negli adulti, poiché i dati posologici per ogni indicazione si riferiscono al peso corporeo e sono adattati in base all'esito clinico delle condizioni summenzionate. Insufficienza epatica. Non ha disponibile evidenza delle necessità di un aggiustamento della dose. Insufficienza renale. Senza aggiustamento della dose, a meno che non sia clinicamente giustificato, vedere paragrafo 4.4. Anziani, senza aggiustamento della dose, a meno che non sia clinicamente giustificato, vedere paragrafo 4.4. Modo di somministrazione, uso endovenoso. Cito Megatech deve essere infuso per via endovenosa con una velocità di infusione iniziale di 0,08 ml/kg/pCH per 10 minuti. Vedere paragrafo 4.4. In caso di reazione avversa, ridurre la velocità di somministrazione o interrompere l'infusione. Se il preparato ha ben tollerato, la velocità di infusione può essere progressivamente aumentata fino a un massimo di 0,8 ml/kg/pCH per la durata rimanente dell'infusione. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo, immunoglobuline umane anticitomegalovirus, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti con deficit selettivo IgA che hanno sviluppato anticorpi anti-IgA, in quanto la somministrazione di un prodotto contenente IgA può causare anafilassi. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Per migliorare la tracciabilità dei farmaci biologici, il nome e il numero di lotto del prodotto somministrato devono essere chiaramente registrati. Precauzioni d'uso. Spesso è possibile evitare potenziali complicanze, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Vaccini con virus vivi attenuati. La somministrazione di immunoglobuline può ridurre l'efficacia dei vaccini con virus vivi attenuati, quali i vaccini antimorbillo, antirosolia, antiparotite e antivaricella, per un periodo compreso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Citomegatect durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Citomegatect durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La sicurezza dell'uso di questo medicinale durante la gravidanza umana non è stata stabilita in studi clinici controllati. Il medicinale deve quindi essere utilizzato soltanto con prudenza nelle donne. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Citomegatect può alterare lievemente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. I pazienti che manifestano reazioni avverse durante il trattamento devono attendere la loro risoluzione prima di guidare veicoli o usare macchinari. Effetti indesiderati. Sommario del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse causate dalle immunoglobuline umane normali, in ordine decrescente di frequenza, comprendono, vedere anche il paragrafo 4.4. Brividi, cefalea, capogiri, febbre, vomito. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Un sovradosaggio può indurre un sovraccarico di liquidi e iperviscosità, in particolare nei pazienti a rischio, compresi gli anziani o i pazienti con alterata funzionalità cardiaca o renale, vedere paragrafo 4.4. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Sieri immuni e immunoglobuline, immunoglobuline specifiche, codice ATC. Ilunga 06BB09. Citomegatect ha una preparazione immunoglobulinica derivata dal plasma di donatori con titoli anticorpali anti-CMV elevati e possiede un titolo proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione endovenosa, Citomegatect è immediatamente e interamente biodisponibile nella circolazione del ricevente. La distribuzione del medicinale tra il plasma e il liquido extracellulare è relativamente rapida. L'equilibrio tra i dati preclinici di sicurezza. Le immunoglobuline sono componenti normali dell'organismo umano. Gli studi di tossicità a dosi ripetute ed embrio fetale non possono essere condotti a causa degli effetti di induzione e interferenza anticorpale. Poiché copyright, elenco degli eccipienti, glicina, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.